Gli manca un bel fazzoletto. Qui, nel taschino. Non hai un bel fazzoletto? Aspetta, te lo presto io. Questo ci va a pennello. È un'altra cosa, eh? Bravo, Aman. È proprio un figurino. Favoloso. Vedrai come ti saltano addosso tutte le donne che incontri. Fantastico. Va allo specchio e guardati. Beh, se non ti piace adesso... Partita. Ho vinto. Lei ci gioca ogni giorno, vero? Gioca da solo? Ci vuole una grande prontezza di riflessi. Beh, io non ce l'ho. Sei proprio un campione. Puoi provare con me? Io non gioco mai con le donne. Perché? Hai paura? Paura di che? Non voglio e basta. E perché? Lo so che ne hai voglia. Si vede, sai. Levati di mezzo, maledetta troia. Se no ti prendo a calci nel culo. Ehi, non ti funziona neanche la testa. Viene anche lei dalla città? Se ne sta tornando a casa? Sì. Anch'io ora torno a casa. Quasi ogni sera vado a Monaco. Ma non mi piace Monaco. Però ci vado sempre. Quasi tutte le sere. È buffo, vero? Che cosa ne dice? Scende alla prossima. Guardi che le ho fatto una domanda. E gliel'ho fatta con molta cortesia. Sì, scendo alla prossima. E perché mi volta le spalle adesso? Le sto parlando con molta cortesia. Ha qualcosa da ridire? No, niente. Si giri, allora. Per favore, mi lasci in pace. Adesso però l'ho spaventata, vero? Io lo so cosa sta pensando. Ma come ha fatto? Quando io sono scesa, lui era rimasto sul treno. Se vuole saperlo, le dirò che sono uscito dall'altra parte. E lei non poteva proprio accorgersene. Già, non me ne sono accorta. Sta di casa qui, lei? Abita da queste parti? Sì, mio marito... tra poco viene a prendermi. Bene, intanto le faccio compagnia. Non importa, grazie. Io penso che sia questione di minuti. Potrebbe tardare, chi lo sa. Lo aspetto con lei. Non vorrei che lei si disturbasse troppo. Perché scappa? Rifiuta la mia compagnia? Dove va? Aspetti! Senta, mi scusi, ha visto per caso una signora giovane?
Dovevo venire a prenderla. Mi aspettava, ma sono arrivato un po' in ritardo. Grazie lo stesso. Questi li abbiamo trovati accanto a sua moglie. Una borsa e un fazzoletto. Dovrebbero essere suoi, è così? Il fazzoletto no. Ne è sicuro? Sì, sicuro. Non credevo che tu sapessi giocare così. Sì, sì, un bel tiro, proprio il tiro giusto. Bisogna avere muscoli, nervi a posto e occhio di falco. Ho fatto proprio dei tiri bellissimi. Come stiamo adesso? Abbiamo vinto. Li abbiamo fregati tutti. Chi è? Sono io, mamma. Tu? E da dove vieni? Ho perduto l'ultimo treno e così posso dormire da te? No, non è possibile. Perché mi dici così? Vieni ad aprire. Ti ho detto che non posso aprire. Aprimi. Non puoi entrare, ti ho detto. Cerca di ragionare. Non hai soldi? Posso darti i soldi, ma vattene. Non voglio soldi. E che diavolo vuoi? Vattene all'albergo. Perché te ne vai così? Era mio figlio, te lo giuro. Puoi rimanere. Lo so, ma è tardi anche. Devo andare. I soldi sono sul tavolo. Allora vattene, idiota. Bravo! Avevi ragione. Ci sa fare. Si è bloccato. Su, coraggio. Sveglia. Non mi va più. Che strano tipo. Tu le metti troppo in mostra. Sì, ma finora non era mai scappato nessuno. Che gioco è questo? Io non l'ho mai visto. Sembra facile, vero? Se vuole provarci, le lascio il posto. Io non ho ancora imparato. Ci vuole molto occhio e riflessi pronti. Lei pensa di averli? Beh, vediamo. Tieni questo. Allora, al via si parte. Pronta? Via! Di chi è quel ritratto? Lo conosce, forse? Ha giocato qui poco fa, uno che gli assomiglia. Assomigliava a questo? Sì, certo. Pressa poco. Quanto tempo fa era qui? 5 minuti. Guarda anche tu, non è quello che stava giocando qui. E poi dove è andato? È uscito di là. Venga anche lei, per favore. L'avevamo quasi in pugno, pensa un po'. Sì, sì. Stavamo quasi per tornare in ufficio quando nell'ultima sala due ragazzi ci hanno detto di averlo visto poco prima. Si ferma, per favore. Perché vuole scappare? Oh mio Dio, che paura ho avuto. Non avevo capito che era lei. Ugo! Da dove vieni? Credevo che non andassi a Monaco, ma vedo che ci sei andato. Gli avevo chiesto di accompagnarti. Ugo, che sta facendo qui? Non ha trovato la porta per entrare? Sono venuto per dirle se vuol venire con me a Monaco. A Monaco? Possiamo andare a divertirci. Al circo equestre, in discoteca. Che ne dice, ci viene? Adesso? No, stasera no. Sono venuta a cambiarmi perché ho un invito. No, non ci deve andare. Senta, qui fuori fa freddo. Venga alla porta, te la faccio entrare. Come mai siete qui? Che sta succedendo? Sai dove è Ugo? Ugo? Lo sta cercando la polizia, la squadra omicidi. E lo sai perché? Tieniti forte. È l'assassino. Quello che ha ammazzato le tre donne. Sì, non c'è dubbio. Ugo. Il tuo amico del cuore. Dov'è quell'uomo adesso? Sono della polizia criminale. Cercano Ugo Hase. Dicono che è l'assassino delle tre donne. È sotto la mia finestra. Vuole portarmi a Monaco con lui. Porco maledetto. Adesso ti faccio fare la fine che meriti. Ah.
Sì? Ma come siete svelti oggi? Bene, vi ringrazio e complimenti. Fino a un anno fa abitava a Monaco, presso sua madre.